Bentornati amici di Obiettivo News ad una nuova puntata di 2 4 ruote e passioni motori. Come vedete in studio con me non c'è nessuno, ma non è che non c'è proprio nessuno, un ospite c'è, una gradita ospite che è collegata da Susa ed è collegata da remoto. Diamo il benvenuto a Monica Rabotta. Ciao Monica, benvenuta. Ciao, ciao a tutti. Grazie di aver accettato il nostro invito e di essere qua oggi. Mi fa molto piacere innanzitutto perché rappresenti il sesso femminile in una disciplina, diciamo, nel mondo dei motori che già vuole per tradizione sbagliata essere legato all'uomo. In realtà sono tante le donne come te che prendono parte a diversi campionati, dal CIV femminile al WEC. Tu, la tua passione nasce da lontano. Sì, innanzitutto grazie a voi per l'invito. Sì, nasce da sempre, perché comunque sono sempre stata abituata con i miei cugini a fare sempre gare anche solo in bici, a fare insomma le marachelle che si fanno da ragazzini. Poi, diciamo, con mio papà fare giri in Vespa, insomma, già lì c'era qualcosa, diciamo. Poi il grosso è nato quando ho incontrato il mio compagno e gli amici del mio compagno, che ovviamente andavano in moto, e da lì da cosa è nata cosa. Loro giravano su circuiti, ho iniziato anche io, poi mi sono avvicinata un po' al mondo delle corse con i parreggiamenti, le prove libere e i parreggiamenti, finché nel 2020 è nato il campionato europeo femminile, la Coppa, nel sì. 2020 è la Coppa, e da lì insomma competizioni a livello insomma femminile, ma alto livello. Certo, ricordiamo che nel WEC nel 2020 hai ottenuto un 12° posto e l'anno successivo sei arrivata nona a fine campionato, su un bel numero di partecipanti anche molto giovani. Sì, sì, allora il primo anno era veramente l'esordio sia a livello proprio agonistico sia con quel tipo di moto lì, perché io arrivavo da una cilindrata superiore e scendere a una cilindrata inferiore comunque non è proprio semplice. No. E, insomma, le altre ragazze erano più giovani, avevano già partecipato a campionati, quindi insomma avevano quelle malizie che io piano piano ho acquisito è stato comunque un grandissimo passo da fare. Certo, quest'anno nuova stagione 2024, iniziata quest'anno CIV, campionato italiano velocità femminile, primo round andato in scena a Misano a inizio aprile e un buon secondo posto. Sì, è stato grandissimo perché, allora innanzitutto i miglioramenti fatti, il grandissimo lavoro fatto con il team e poi la cosa veramente che insomma non ci si aspettava è che 2 mesi prima io avevo subito un infortunio. Mi ricordo, sono arrivata subito dopo che ti avevano portata via a Lombardore. Esatto. Proprio quella volta lì. Infatti. Sì, 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 praticamente c'è la spalla, la clavicola che insomma è già stata infortunata un po' di volte, che quella volta lì ha preso una bella botta. E quindi ci è andato appunto 2 mesi. Io non ho fatto test prima di quella gara, non ho fatto allenamento se non quella volta lì che sono caduta, e poi per 2 mesi non ho toccato la moto, e quindi insomma il secondo posto raggiunto a Misano è stato ancora più gustoso, ecco. Dietro, davanti e dietro poi a 2 giovanissime, perché la vincitrice è molto giovane, dietro di te è arrivata Arianna Barale che ha 17 anni e quindi ancora una soddisfazione più grande stare davanti ai più giovani. Sì, perché comunque vabbè, alla fine l'età, cioè i miei 37 anni li ho, e effettivamente comunque sia fisicamente sia mentalmente ovviamente è diverso. Però sì, c'è gusto, ecco, a battagliare con le ragazze giovani in gambissime e agguerritissime tra l'altro. Anche sì, magari ovviamente loro essendo più giovani sono ovviamente quelli più giovani di noi, sono anche più veloci, più anche a livello di meccanismo, però una grande stimolo per riuscire a fare meglio.
Sì. C'è il mio personal trainer che sta lavorando tantissimo sull'aspetto velocità, reattività, velocità dei movimenti e quindi anche diciamo, a livello proprio di Fisico. esercizio in palestra ci stiamo lavorando. Però ovviamente più si è giovani e più quello ce l'hai naturalmente. Io devo fare tutto un lavoro, diciamo, a casa, i compiti a casa. La nostra età è così. E com'è gareggiare tra tutte donne in competizioni dove sono solo donne? Ti dico la verità, normalmente quando gli ambienti sul lavoro, ad esempio, no, sono di sole donne, qualche problemino magari si può riscontrare. Infatti, per quello te lo chiedevo. Invece, io come ambiente mi sono trovata alla grande, veramente, perché c'è competizione, ma c'è anche rispetto, e cosa che magari con i maschi a volte solo, però è mancato, nel senso che comunque a loro magari. Ogni tanto ho notato che gli dà fastidio se trovano una donna che va un pochino più forte, ogni tanto. Beh, l'uomo gli rode Poi, sicuramente. sì, ma magari naturalmente, non dico che ci sia, cioè naturalmente può essere così, ma è stato raramente, però è successo. E con le donne ho visto che c'è la competizione, quella sana, quella dove ci si prende anche a sportellate, però è sempre rispettosa, almeno quello che ho notato fino adesso è questo, ecco. Sì, quindi un ambiente comunque anche collaborativo, fuori dalla pista, e poi ovviamente quando uno è in pista, che siano maschi o femmine, si è lì per correre, per vincere, quindi Sì, è sì, sì, sì. ovvio che Sì, ci sia un po' di rivalità. beh, quello per forza. E invece rispetto al fatto che si tratta purtroppo che poi non rispecchia la realtà, ma di un mondo legato appunto al mondo maschile, le donne all'interno del motorsport e della velocità, in questo caso in pista, come sono viste realmente al giorno d'oggi? Dagli uomini, intendo. Secondo me sta cambiando la visione anche da parte degli uomini, perché ci si rende conto che la donna sta crescendo in questo sport. Magari prima eravamo delle mosche bianche, adesso invece appunto ci sono tre campionati a livello appunto nazionale con il CIO femminile, internazionale con l'europeo, quest'anno c'è addirittura il mondiale. E sta proprio crescendo il numero di ragazze che incominciano ad andare in moto. Quindi percentualmente inizierà a crescere anche il livello, ovviamente. Cioè il livello è già Certo. altissimo, perché ci sono ragazze che fanno anche campionati misti e che si piazzano nei primi 10 posti e anche di più. Quindi insomma, le carte ce le abbiamo. Ovviamente Certo. percentualmente ci va un attimino perché i numeri crescano. Le tue avversarie da battere quest'anno, chi è che temi di più? Tutte, tutte perché ti dico, cioè, ogni anno il livello aumenta, quindi non puoi pensare di dormire sonni tranquilli mai praticamente, perché poi ci sono magari circuiti dove alcune vanno più forte e circuiti dove vanno più forte delle altre, ma ovviamente Josephine Bruno nel campionato è la più quotata, è insomma quella che per adesso è Giovanissima. dimostrata di andare più forte di tutte, sì, è molto giovane, però ti dico la verità con tutte, bisogna sempre misurarsi con tutte. Il tuo circuito preferito? Ti direi, guarda, sono Mugello, Mugello, sì, però ho rivalutato anche Imola molto, no. cioè nel senso mi è sempre piaciuto, però più che ci giri e più che ti piace. E però anche Misano alla fine. Cioè, Sì, quelle italiane tutte. sì, sì. E quali sono i tuoi piloti preferiti? Coloro magari famosi e non famosi, ai quali ti ispiri o Allora, ti vorresti ispirare in medesima? c'è un nostro pilota piemontese, Kivassese, che è Davidino Conte. Non lo conosco. No, vero? No, 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 non lo conosco.
senza andare, diciamo, sui famosissimi blasonati e tutto, io diciamo che da lui ho preso tanta ispirazione. Lui mi ha insegnato tanto nelle varie giornate di allenamento, tutti i consigli che mi ha dato quando siamo, perché ci sono stati tantissimi weekend dove correva sia lui col CIV che io col CIV femminile, quindi tutti i consigli che mi ha dato lui, diciamo che io l'ispirazione che ho preso maggiormente l'ho presa da lui, ecco. Ecco, allora sarà contento di sapere che sì, è diventato fonte di ispirazione. Sì, sì, sì. Visto che lui si ispira sempre a qualcun altro, almeno Davide, hai chi si ispira a te, via. Sì, 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 Davidino, sì, un grande. Sì, anche tanta pazienza, è proprio portato anche ad insegnare agli altri. Cioè riesce, sì, sì, sì. Perché poi magari ci sono tanti grandissimi bravi piloti che sono bravi, però non sanno trasmettere gli insegnamenti, o non vogliono alle volte, trasmettere gli insegnamenti che hanno anche loro avuto e non riescono a trasmetterli agli altri. Quindi è un dono anche importante quello di saper trasmettere le informazioni giuste. Sì, difatti, dico, a lui viene proprio naturale, perché con poco riesce a spiegarti le cose al volo, insomma. Io cerco di metterla in pratica il meglio possibile, ovviamente. E poi un giorno, insomma, mi piacerebbe anche a me essere in grado di riuscire a trasmetterlo un po', questa cosa, certo, qua. Magari a delle ragazze, giovani ragazze, che si avvicineranno al mondo del motociclismo. Sì, 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 esatto. Quello sarebbe, insomma, quando magari tra una gara e l'altra, sì, sì, pensare a quello sarebbe proprio bello. E qual è il messaggio che vorresti dare magari alle ragazze che sono appassionate ma che sono titubanti nell'avvicinarsi a questo mondo? Che nulla è impossibile. Se uno ci crede e si applica e non si dà mai per vinto, può arrivare a far tanto. Quindi se piace, se è una cosa che piace andare in moto, bisogna avvicinarsi gradualmente, insomma, con i giusti passi, fare magari dei corsi ed essere convinti di potercela fare, perché si fa, lo facciamo noi e ce la può fare chiunque. Certo, prima parlavamo dell'aspetto fisico, quanto ti alleni, quanto è importante anche preparare il proprio fisico alle corse? È importantissimo proprio. Io ovviamente lavoro anche, quindi insomma riesco a dedicare faccio almeno 3 volte a settimana palestra, quindi un po' in palestra con il mio personal trainer, un po' a casa, e poi si alterna anche con la bici, ogni tanto piscina, però c'è tanto da dedicare all'aspetto fisico per poter andare in moto, assolutamente. E l'aspetto mentale? Psicologico, quanto è importante quello è anche tanto importante e sicuramente ovviamente nei weekend di gara soprattutto, perché sì, durante la stagione devi mantenerti sul pezzo, diciamo, appunto con gli allenamenti fisicamente e mentalmente, appunto dedicandoci tempo. Però poi nel weekend di gara effettivamente gestire magari le pause tra un turno e l'altro, gestire l'ansia da prestazione, insomma, della gara in sé, quindi le ore che la precedono e tutto quanto, non è semplice. Alcuni piloti si devono far aiutare proprio da un mental coach, ad esempio. Sì, sì, diciamo che è molto soggettivo, c'è chi sicuramente l'impatto psicologico è fondamentale, perché poi è quello che ti permette di mantenere la concentrazione e saper gestire poi tutta una gara che poi non è corta, quindi mantenere anche la giusta osservazione per tutto il corso della gara, però c'è chi ci riesce da solo e chi invece si avvale del supporto di questi, dei mental coach e degli psicologi appositamente dello sport. Eh sì, 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 anche perché appunto oltre alla gestione appunto dei tempi fuori dalla gara c'è anche l'aspetto proprio in gara di come, certo, approcciarla, sì, sì, di come cercare di appunto magari mantenere la concentrazione per tutta la gara, sapere le varie fasi, dove spingere, dove magari rilassarsi un secondo e prendere fiato, sono tutti aspetti ovviamente che più migliori e più poi riesci a fare risultati.
Certo. E nel mondo del motomondiale chi è il tuo preferito? Sei tifosa di? Allora, Domanda Valentino, difficile. ma Valentino non corre più, quindi. Valentino ormai è intramontabile comunque. Eh sì, allora diciamo nella Superbike seguo anche la Superbike Certo. e mi piace Toprak perché ha uno stile appunto Particolare. particolare, sì, è un guerriero, mi piace molto. E invece nella MotoGP ovviamente tutti gli italiani, tengo per gli italiani e poi ovviamente Sono insomma tanti gli tutti bravi. italiani e sono tanti italiani diversi. Quindi la domanda tra gli italiani, tra i nostri italiani, in quale ti immedesimi di più? Mi metti in difficoltà. Sono tanti e uno diverso dall'altro. Non ce n'è uno Sì. che abbia lo stesso stile e lo stesso modo di affrontare le gare. Sì, diciamo che insomma, non ce n'ho uno in particolare preferito, ti dico la verità. Ma poi vabbè, tifo per gli italiani ovviamente perché essendo italiana tifo per Certo. loro, ma in realtà mi piacciono, cioè, mi piacciono tutti perché sono tutti migliori praticamente. Se sono lì sì. Sì, però a Bene. dirtene uno non ce la faccio a sceglierlo, A ecco. scegliere gli obiettivi di Monica di quest'anno e del futuro. Allora, quest'anno ovviamente è cercare di mantenere il livello alto come quello che abbiamo avuto a Misano, continuare ad alzarlo ovviamente e quindi provare a fare delle buone posizioni anche nelle prossime gare, cercare di correre magari ai ripari nelle gare in cui mi sento un pochettino più in difficoltà e quindi arrivare a fine stagione insomma bene. Se riuscissi mai a trovare il budget, mi piacerebbe fare una wild card al mondiale. Però, insomma, bisogna lavorarci un po'. Sì, la questione degli sponsor e del costi del motorsport ormai è risaputo ed è conosciuto sia il mondo del motociclismo che il mondo delle quattro ruote. Il motorsport in generale è sempre stato costoso, ma al giorno d'oggi è sempre più al limite. Quindi è difficile anche avere poi il budget necessario per fare quel passo in avanti. Eh sì, ovviamente c'è tanto lavoro dietro, cioè, insomma adesso quest'anno avendo questa possibilità del mondiale, avendo io 37 anni, insomma fare una wild card per me sarebbe il massimo ovviamente, Certo. poter dare il meglio, poi magari appunto lì si corre con un R7 che è leggermente più grande delle moto che usiamo noi nel nostro campionato. Io già arrivando da moto superiori, perché guidavo un 600 prima, penso che potrebbe essere una moto che mi piace, ecco, che mi Sì, piacerebbe certo. guidare. Quindi, insomma, quello sarebbe il massimo. Ci stiamo lavorando, vediamo un attimino, però la cosa principale adesso è finire il campionato, cioè continuare e finire il campionato che stiamo facendo in modo bene, in Prossima modo migliore. tappa del CIV. Prossima tappa del CIV in Umbria. Autodromo dell'Umbria, Magione. Maggiore. Abbiamo gara doppia, sì. E il A primo maggio, weekend giusto? di maggio. Maggio. Sì, il primo weekend. Bene, allora sarà il tuo prossimo appuntamento. Sì. Ti facciamo un in bocca al lupo per Magione e per le altre gare che verranno. Non so se vuoi Grazie. ringraziare o salutare qualcuno. Sì, io innanzitutto ringrazio i miei sponsor perché grazie a loro se posso affrontare questo campionato, Fada e Nicolas e Individual Training Studio di Susa, appunto la mia palestra, e tutti quelli che mi sostengono sempre nelle gare, il mio motoclub e il mio team perché sono fantastici. Non abbiamo detto il nome del tuo team, vuoi dirlo tu? GP3 AD11, il mio team, grandissimo. Perfetto. Noi Monica ti ringraziamo, è stato un grande piacere averti nostra ospite e Grazie mille a voi. in bocca al lupo per tutto. Viva il lupo, grazie mille. Ciao a tutti.
E noi amici di Obiettivo News vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana e mi raccomando continuate a seguirci su NTV Web, su Obiettivo News e su tutti i nostri canali social. Ciao, alla prossima!